Risparmiare, risparmiare, risparmiare. Ma perché sembra sempre così difficile? Uno guadagna duramente i propri soldi e non si accorge che dopo nemmeno un mese sono già finiti. Nel tempo ho sviluppato tutta una serie di piccoli trucchetti su come risparmiare. Alcuni di questi fanno risparmiare regolarmente pochi euro, altri invece cambiano letteralmente il nostro modo di spendere. E tutti questi chiaramente sommati possono fare la differenza. Ma prima di svelarveli, sigla! Ciao a tutti ragazzi, io sono Pietro e benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare, tre cose molto importanti. Numero uno, sono un fan accanito di metodi di risparmio. Infatti ho già fatto tantissimi video sull'argomento, spese da tagliare, come risparmiare, e chiaramente in ogni video tendo a dire cose diverse, non è che li ripeto sempre uguali. Quindi alla fine, e qua in descrizione, troverete altri video di questo tipo se volete continuare all'interno di questo mondo del risparmio. Numero due, mi spiace smontare le aspettative di qualcuno, ma questi sono trucchetti su come risparmiare e non si diventa ricchi risparmiando. La cosa che però posso dirvi è che se metterete in pratica queste piccole abitudini regolarmente all'interno della vostra vita, beh, andrete magari a risparmiare da qualche decina d'euro a magari addirittura centinaia d'euro ogni mese. Che mi rendo conto non cambiano la vita, però è comunque qualcosa. Numero 3, lo dico senza girarci intorno. Io guadagno bene. Dal punto di vista economico non avrei bisogno di tutti questi trucchetti. E allora perché lo faccio? Perché sono cose che non mi costano niente, nessun tipo di fatica, eppure mi fanno risparmiare soldi. E chi se ne frega se guadagno anche bene? Non è questione di essere umile, è proprio un senso pratico. Se una cosa serve, beh, allora la faccio. Detto ciò, iniziamo. Primo trucchetto di oggi, quando siete su internet, su qualche sito di e-commerce, Amazon, ma anche altri, e vedete qualcosa che vi piace, fermatevi un secondo. Dovete assolutamente guardare su AliExpress. Non sapete cos'è AliExpress? AliExpress è un sito di e-commerce cinese e il 90% di quello che vediamo di solito arriva da lì. Semplicemente qualcun altro ci ha messo sopra un prezzo più alto e ce lo sta rivendendo su altri siti, magari siti occidentali. Scaricate l'applicazione di AliExpress e vicino alla barra della ricerca vedrete un simbolino che vi apre la ricerca tramite immagine. Questo vi consentirà di cercare gli articoli non in base al nome ma in base all'aspetto estetico. Se siete a computer non fate altro che inquadrare il computer scattandogli una foto, se invece siete da cellulare prima fate uno screen a quello che volete acquistare e lo caricate su AliExpress, così lui cercherà e vedrà se in tutto il sito ci sono cose simili. Il 50% delle volte scoprirete che si tratta di un prodotto cinese che si trova di base su AliExpress o comunque in Cina e che viene rivenduto qua magari al doppio. Non conviene sempre, attenzione, perché spesso e volentieri i prodotti da AliExpress ci mettono anche fino a un mese per arrivare, quindi se voi avete l'urgenza di comprare qualcosa, fregatevene, spendete qualcosina in più e compratelo magari da Amazon. Sono andato su Amazon, ho preso un prodotto qualsiasi nella home che è questa bilancia. Su Amazon costa 30 euro, ma apriamo AliExpress, facciamo una foto e boom! 19 euro ed è lo stesso identico. È vero, su Amazon ce l'avrei domani, mentre su AliExpress magari ci mette un mese, ma è una bilancia. Chi se ne frega? Questo trucchetto non funziona sempre, infatti non tutto lo troviamo su AliExpress, però considerato che ci mettiamo quanto? Due click? Se spendiamo sopra a 25 euro, secondo me vale la pena almeno fare un tentativo. Numero 2. Mangiare a casa in compagnia. Uscire fuori a mangiare costa e, lo ammetto, è una mia grande debolezza. Adoro mangiare fuori. Questo è il motivo per cui mi sono sforzato di organizzarmi per mangiare sempre di più a casa invece che fuori, visto che è molto costoso. E in questo modo si risparmia davvero tanto e più si è e più si risparmia. Pensate solamente, una normale uscita a cena in cui anche economicamente si va a spendere 15 euro a testa, in due siamo già a 30 euro, a casa se ci si fa una spaghettata con anche una pasta buona, per esempio, quanto si spende? 3 euro? Chiaramente questo discorso vale solamente se in quel momento volete uscire per la compagnia, per stare con i vostri amici, con il vostro partner. Se invece volete andare in un posto a provare proprio quel posto lì, non ha senso stare a casa. Per il resto delle volte però scoprirete che stare a casa non solo vi farà risparmiare un sacco, ma magari aggiungerà anche valore all'esperienza. Spesso io organizzo con i miei amici o con la mia ragazza di trovarci a casa e ci passiamo una serata in serenità risparmiando. Questo non significa che non usciamo mai, però nell'arco di un mese, anziché fare
10 uscite al ristorante, magari ne fai 5 al ristorante e 5 a casa. Tra l'altro potete pure sfruttare l'occasione di siamo a casa per fare qualche attività che al ristorante non potreste fare, come ad esempio cucinare insieme o fare un gioco da tavola. Lo stesso vale per andare fuori a bere, magari in un bar. Perché non invitare invece gli amici a casa a bersi una birra sul divano? La stessa birra al supermercato costa 1 euro, al bar 3,50 euro. Moltiplicate poi per il numero di amici o il numero di birre e vedete un po' qual è il risparmio. Prima di passare al prossimo punto, voglio aggiungere una piccola cosa che ho notato in un po' di persone, ossia il preconcetto che non si debba mai invitare gente a casa perché la casa è un luogo privato, personale, quasi intimo. Al massimo adatta per il proprio partner, ma sicuramente non per gli amici. A mio avviso non c'è motivo di pensarlo, anzi provate a vederla come un modo per essere ospitali, per essere in un luogo accogliente e raccolto. Non dovete far venire i vostri amici in camera da letto, quello sì che è uno spazio personale e lo capisco, però in soggiorno per esempio non c'è nulla di male a stare lì e passarsi una serata. Numero 3, fare scorta di cose urgenti. Avete presente quelle situazioni in cui vi serve qualcosa all'ultimo, però non ce l'avete in casa, allora magari dovete uscire addirittura apposta e andare a prenderlo nel primo posto che ce l'ha, pagandolo pure caro? Bene, anche io. E le situazioni sono le più disparate. Vi faccio giusto due esempi. Io detesto profondamente incartare regali, è proprio un'attività che mi irrita e che non ho mai voglia di fare. Quindi da un bel po' di anni a questa parte mi sono convertito ai sacchetti regalo. Il punto è che non li trovo mai in giro per casa e questo mi costringe ogni volta che faccio un regalo a prendere quello che magari mi offre il negoziante, che te lo fa pagare carissimo, anche 2 euro a sacchetto. Oppure ancora, per i video come questo, uso un microfono, che è quello che state guardando, che utilizza una batteria, che è una di quelle che non si trovano mai. Quanti di noi in casa hanno questa batteria? Probabilmente nessuno. Eppure non si trova solo all'interno del mio microfono, ma anche ad esempio nelle bilance da cucina, in alcuni piccoli orologi, quindi capita a tutti prima o poi nella vita di averne bisogno. Cosa succede quando si scarica? Si va nel primo supermercato, si prende una confezione da 2 batterie che si paga 5 euro, 2 euro e mezza batteria. Eh no, dai. Nel tempo ho imparato che devo attrezzarmi in modo tale da non buttare soldi in queste situazioni. Su Amazon, ad esempio, ho trovato questi. Sono dei sacchetti regalo e sono un bel po', e quindi questo mi consente di fare una scorta e ogni volta so che a casa ho la mia scorta di sacchetti pagati solo 55 centesimi l'uno. Idem le batterie, ne ho comprate un po'. In questo modo, quando mi si scarica, non vado nel panico, non dico oddio dove posso andare a comprarla, non la pago carissima, ma so che ce le ho là nel mio cassetto. Ovviamente non iniziate a fare scorta di tutto, altrimenti diventate accumulatori seriali. Fatelo solamente per quelle cose che sapete che, se vi servono d'urgenza, finite per pagarle carissime. Non faccio scorta di bagnoschiuma, per intenderci. Se anche lo finisco e non me ne sono accorto, vado al supermercato, lo pago il giusto e torno a casa. Prima di passare agli ultimi due trucchi, che secondo me sono i migliori, lo sponsor di oggi, ovvero Satispay. Satispay è un'app di pagamenti elettronici che ho provato nelle ultime settimane, mi sono trovato davvero bene, quindi ho deciso di parlarvene. Satispay è un'azienda italiana, più precisamente fondata a Torino, che è completamente indipendente dai classici circuiti di carte di pagamento e bancari. Per attivarla vi basterà scaricare l'app, inserire l'IBAN del vostro conto in modo tale che Satispay possa pescare da lì e ricaricarsi. Satispay ad oggi è già accettato in oltre 150.000 punti vendita e il numero non fa che crescere ogni anno. Potete pagare tutto tramite app, sia nei negozi, scannerizzando il QR code quando lo vedete in cassa, ma anche all'interno dell'app ci sono dei servizi, come ad esempio la ricarica telefonica o i bollettini. Spesso, tra l'altro, ci sono delle promozioni per cui, se in alcuni posti pagate con Satispay, vi verrà dato un cashback promozionale. E questo cashback a volte può arrivare anche a cifre molto alte, anche fino al 10%. Oltre a essere comoda, però, è un'app fondamentale per i negozianti, che spesso, soprattutto su piccole cifre, devono pagare commissioni molto alte. Qui invece, sotto i 10 euro, il negoziante non paga alcuna commissione e in più non c'è neanche il canone. Immaginatevi un mondo ideale dove non sentite più frasi come solo contanti sotto 5 euro, il POS è rotto. Registrandovi con il codice MICHE riceverete subito 5 euro in regalo con la prima ricarica che potete utilizzare fin da subito. Trovate ovviamente il link in descrizione e possiamo continuare. Numero 4. Non comprate con i saldi. È controintuitivo, vero? Eppure da quando ho smesso di comprare con i saldi,
Sto risparmiando un botto in vestiti. Come? Beh, ci sono tre effetti negativi nei saldi. Il primo è che i saldi sono localizzati in uno specifico arco temporale. A un certo punto finiscono e questo ci dà una sorta di senso d'urgenza per cui dobbiamo muoverci, altrimenti non troviamo più vestiti. Il che ci spinge al cosiddetto approfittarne. O meglio, questo è lo stato mentale in cui siamo. Sentiamo questo senso di fretta che ci spinge a dover comprare tutto il prima possibile e questa roba qua fa spendere male e tanto. Altro lato negativo, sapendo che i singoli prodotti costano meno, ci sentiremo un po' meno in colpa a comprarli e questo ci giustificherà, ci legittimerà a comprarne magari un secondo capo, un terzo. Le maglie costano la metà? Vabbè, a sto punto ne prendo due o magari anche tre. E arriviamo però o a spendere uguale rispetto a quello che spenderemmo prima o addirittura di più, tra l'altro comprando cose che non ci servono davvero. E infine, lato negativo numero 3, i singoli acquisti sono meno ragionati. Influenzati dallo sconto e dai prezzi bassi, non perderemo troppo tempo a ragionare su effettivamente questa cosa mi serve davvero, vale il prezzo che sto pagando e lo prenderemo più a cuor leggero. E magari quello stesso articolo si rivelerà poi un qualcosa che non metteremo mai e un errore a posteriori. Io tendo ad evitare il periodo dei saldi, infatti comprando a prezzo pieno mi soffermo molto di più sul singolo prodotto e mi chiedo se effettivamente valga la pena acquistarlo o meno. Il risultato è che compro molte meno cose, ma decisamente più ragionate. E alla fine, se ripenso più o meno a quanto spendevo quando, come gran parte delle persone, compravo nel periodo dei saldi, credo di spendere molto meno, se non addirittura la metà. Questo vale per lo shopping ordinario, se poi avete puntato una singola cosa, magari anche costosetta, come una giacca o un paio di scarpe, allora in quel caso vale la pena effettivamente aspettare i saldi. A patto che il pagare meno quella cosa non diventi una scusa per fare altri acquisti inutili. Mi raccomando. Ultimo, ma non ultimo. Fare i regali in anticipo. E no, non consegno regali in anticipo, non vado a qualcuno a giugno a dire buon Natale con un regalo improvvisato, nulla di tutto ciò. Però, quando possibile, cerco di pensarci in anticipo, magari anche di acquistare lo stesso prodotto in anticipo. Se so che tra 6 mesi è il compleanno di un amico e vedo qualcosa che, in base a come lo conosco, potrebbe piacergli, già lo compro. Non solo, con le persone con cui magari siamo meno in confidenza, con cui ci si fa regali un po' per quieto vivere, potete anche pensare dei regali passepartout, un qualcosa di adatto più o meno a tutti. Io per esempio regalo spesso alcuni libri che mi sono molto piaciuti e che sono adatti più o meno a tutti. Un esempio è La fattoria degli animali, che è un libro di George Orwell molto corto e decisamente accattivante che qualsiasi persona a cui l'ho regalato l'ha apprezzato. Fare così vi eviterà, tanto per cominciare, lo stress di andare in giro e cercare un regalo all'ultimo e soprattutto vi eviterà di, spinti dalla fretta, comprare qualcosa di brutto, inutile o magari anche di pagarlo troppo. Niente più regali stupidi come la rotella da pizza a forma di bici o quelle robe che davvero compri all'ultimo perché sei disperato. O anche la penna con il nome sopra. Che bel regalo, eh? Ragazzi, spero davvero che abbiate trovato utili questi trucchetti e come al solito vi chiedo, ma già li utilizzate? Già era qualcosa che avevate messo in pratica o è la prima volta che li sentite? E invece ditemi un po' nei commenti, ci sono alcuni trucchi che voi utilizzate per risparmiare che non ho detto in questo video? Sicuramente sono curioso di saperli. Per vedere altri video come questo vi ricordo di iscrivervi e di schiacciare sulla campanella in modo tale da non perdervi tutti i prossimi video. Per oggi è tutto, io vi saluto e alla prossima! Now I feel I'm done.